Amici di Serie C TV, piattaforma Eleven Sports, benvenuti dal Romeo Menti di Castellammare di Stabia, da Antonio Fioretto. Questa è Cavese Paganese, posticipo serale derby campano della quinta giornata del girone C di... Batte corto per Nunzio Di Roberto, che prova a restituire il pallone di tacco a Matino, che riesce ad inserirsi. Pallone al centro per Germinale. La Paganese in pressing, allora viene incontro di Roberto, che la gira bene su Germinale. Attenzione a Favasuli, è partito Mazza, Favasuli salta l'uomo, area di rigore, il cross sul secondo palo, non c'è nessuno, e allora... 2007-2008, si distende intanto la Cavese in avanti con Germinale, il cross interessante, il destro tentato da Mazza, la girata... Restituisce il pallone al giocatore Scuola Napoli, e poi Matera, è partito Di Roberto, Matera attenta, invece la botta da fuori! Restituisce su Di Roberto, la posizione è buona, le finte di Roberto che va sul destro, effetto il cross... Palla che passa, Germinale controlla, area di rigore, va giù, non c'è nulla, dice l'arbitro. Fa proseguire Ricci, che probabilmente non ha proprio visto. Occhio a Mazza, limite dell'area, dentro a cercare Di Roberto, il pallone poi viene all'indietro. Nunziante, che riapre benissimo su Mazza, che controlla e può puntare l'avversario. Preferisce toccare su Di Roberto, può tentare anche la conclusione, ribattuta da Baiocco. Mazza subito per Castagna, ai 30 metri, tocca verso Di Roberto, dentro per Germinale, palla che passa, buona, Germinale! 1-0, Cavese in vantaggio, la rete, la prima con la maglia blu Fozzé da parte di Domenico Germinale. So Eluasni, che può puntare l'area avversaria, attenzione Eluasni, prova a fare tutto da solo, dentro il pallone per Di Roberto, grande giocata di Eluasni, Di Roberto, area di rigore, Di Roberto va sul destro, Murato in calcio d'angolo, ma Musso. E poi dall'altra parte la Cavese che può ripartire in campo aperto con Di Roberto, 4 contro 2. Di Roberto dentro per Eluasni, lascia passare il pallone Russotto. Eluasni fin dentro l'area di rigore. Eluasni va col destro sul fondo. Berti di testa, la chiusura di Marzoratti. Panariello dentro, palla che passa! E non arriva dalle parti di Guadagni. Ma finisce qua, Cavese 1, Paganese 0, e l'ultima goccia di sudore con Campilongo che corre in campo ed esulta, un'esultanza che probabilmente aspettava da 12 lunghissimi anni. E finalmente arriva.